Siamo sul ponte di Santo Spirito in territorio di Monte Calvo Irpino. Qui una frana minaccia di far crollare la struttura. In questo momento i tecnici stanno valutando l'ipotesi di far passare una bretella provvisoria su questi terreni che vedete a monte del ponte. Si aggravano i problemi per la mia comunità, ma per le comunità di tutti i paesi intorno, come Stefano. L'ambulanza, il codice rosso deve andare verso Ariano Irpino e Buonabergo non può essere raggiunta dall'ambulanza nostra, deve andare da San Giorgio del Sannio. Immaginiamo un po' di che parliamo. Stessa cosa per Castelfranchi, i pendolari che stanno letteralmente prendendo l'esaurimento nervoso, cosa che ho riferito anche al prefetto, perché per questi 100 metri devono fare circa 20 km in più, andata e 20 km al ritorno per raggiungere Benevento. La strada di Casalbara è chiusa al traffico, è percorribile, è un letto di fiume e quindi solo a rischio e pericolo personale. Questa situazione è drammatica. Questa notte alcuni cittadini esasperati hanno rimosso questi ostacoli che erano stati posti per impedire il transito sul ponte e hanno cominciato a transitare, perché i disagi per la chiusura di questa struttura sono notevoli. Noi che transitiamo tutti i giorni su questa strada sappiamo che sono presenti da moltissimo tempo, non riusciamo a capire perché solo oggi è venuto fuori il problema. Chi dovrebbe intervenire secondo voi? L'intervento, la strada è certamente di competenza dell'ANAS e devo dire la verità, l'intervento è stato diciamo repentino, i funzionari, il dirigente ha dato ampia disponibilità anche sia con la presenza di sabato nell'assemblea sia stamattina sul territorio. Non vedo qual è l'attenzione dei comuni e della comunità montana specifica, del consorzio di bonifica dell'Ufita, che in questo periodo hanno grandi disponibilità economiche con i fondi europei. Al termine del sopralluogo di questa mattina i tecnici dell'ANAS con i sindaci della zona hanno convenuto di aprire al transito una sola corsia sul ponte delineata dai New Jersey, che sono quei blocchi di cemento che servono a delimitare le carreggiate, questo per permettere ai mezzi di soccorso di raggiungere gli ospedali in caso di emergenza. I sindaci dei comuni hanno garantito il presidio dell'area attraverso i vigili urbani. Io non voglio dare colpa a nessuno, ma queste aree di confine sono abbandonate e sono buone solo per i rifiuti. Questa è una cosa molto molto negativa che la Regione Campania da sempre, io protesto e loro non prendono in considerazione. Però io ritengo che i cittadini, è arrivato il momento che si rendano promotori di queste cose, perché non è possibile che la Regione Campania ci conosca solamente per le discariche, ci devono conoscere per le nostre nobiltà.